Impennata dei casi di contagio di coronavirus in Canton Ticino, saliti oggi a 834. Solo ieri erano 638 in totale dal 25 febbraio. Questo vuol dire un aumento di quasi 200 persone in 24 ore, con 169 nuovi ricoveri e 35 pazienti in terapia intensiva. Sono allarmanti i dati comunicati nel pomeriggio dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta Bellinzona, che confermano il cantone di lingua italiana tra i più colpiti dal virus in Svizzera, seguito da Basilea Città e Vaud. In tutta la Confederazione, fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica, i casi positivi sono saliti a 4.840, ieri erano 3.888. E la Svizzera aumenta la stretta, limitando ulteriormente i contatti sociali, vietando gli assembramenti di oltre 5 persone negli spazi pubblici in tutto il paese. Oggi sono 4 settimane dal primo caso in Lombardia, ricorda il medico cantonale Giorgio Merlani, che aveva già anticipato l'attesa del picco di contagi tra 2 e 3 settimane. Se continuiamo così, continua il medico, gli ospedali non saranno in grado di fornire le cure a tutti. Il comandante della Polizia Cantonale Matteo Cocchi parla di una situazione seria. Abbiamo un nuovo slogan, ha detto Cocchi, se vuoi uscire ancora devi stare a casa ora. Per questo vanno evitate le passeggiate di incontri. Fate ciò che vi diciamo da giorni, questo salverà delle vite.